Amici di Pole Position, buonasera, ben ritrovati, Danny Mendez in vostra compagnia e in compagnia questa sera con voi ci sarà la Velox Barchita e vado a introdurvi subito il CEO Carlo Antonio Butti, buonasera, buonasera. E Valentino Sabatino, buonasera. Marketing Director. Esatto. Allora, stiamo parlando di un settore dell'industriale, macchinario industriale del lavaggio. Settore pulito. 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 Partiamo un po' di quello che è la storia di questa azienda centenaria che nasce nel 1900. Quasi. Mi ha fatto un lifting, quindi siamo a 93. 93, dai. Sono voluta invecchiarmi, ma non è così. Siete giovanissimi. 93 anni di esperienza nel settore del lavaggio. Nasciamo appunto nel 1929. Uh-huh. Il mio nonno Antonino Barchitta, che dalla Sicilia è venuto a Milano per studiare, perché si è laureato alla Bocconi, era tra i primi laureati della Bocconi, ha iniziato a produrre delle attrezzature a cucina che erano per la patate, tritacarne, poi si è cambiato prodotto e ha portato in Italia nel 1929 la prima lavastoviglie industriale italiana. Prima con una collaborazione francese e poi da solo. E la prima macchina che abbiamo ancora nel museo dell'azienda è stata regalata al Papa Pio XI e ritirata dopo 50 anni funzionante dal seminario di Venegono. Quindi abbiamo una passione per il lavaggio, a questo punto. Io sono curiosa, una passione anche di il nome, Velox, deriva da? Sono arrivato in ritardo per capirlo, perché avevo 5 anni quando è morto il nonno. Allora, uh-huh. Da quello che mi hanno raccontato, Velox è perché le macchine che faceva il nonno erano veloci a fare quello che facevano, uh-huh. E quindi davano una mano, quindi erano Velox, macchine Velox. Poi è arrivato papà, che era un latinista, e il secondo marchio dell'azienda, che era quello posizionato sulle macchine, era Velox l'Arista. Mm-hmm. L'Arista in latino dovrebbe indicare esattamente il termine esatto, non lo so, ma per lui indicava pulito, era una cosa, una sensazione, non so se era una parola esatta che indicasse qualcosa di pulito, comunque era relativo al pulito, e in più era l'Arista, lava, sterilizza e asciuga. Quindi è tutto, c'è una connessione, uno studio. Assolutamente, e poi nel marchio abbiamo venuto dopo una barca, perché secondo lui Barchitta e Barchetta ci stava bene. Abbiamo messo anche quello, quindi abbiamo fatto un putturri. No, molto interessante, sì. Molto. Allora, qual è il vostro rapporto con i vostri clienti? Allora, diciamo che noi abbiamo affrontato il discorso in maniera molto personale. Mm-hmm. Non facciamo un prodotto che vendiamo a tutti. Facciamo un qualcosa che viene ottimizzato. Cioè, infatti, quando noi facciamo una macchina per un nostro cliente, partiamo sempre... che cosa hai bisogno? Mm-hmm. Quindi io chiedo a te, mio cliente, che cosa devi lavare, come devi lavarlo, quanto devi lavarlo, cioè in quanto tempo vuoi che venga lavato. Certo. Poi dopodiché, dopo uno studio approfondito su quello che sono le esigenze del cliente, gli fai la macchina customizzata. Certo, quindi molto personalizzazione. Molta personalizzazione, ed è importantissimo, certo. Perché non puoi avere una macchina che va bene per tutti. E parliamo di quali settori coprite? Grazie al cielo tutti. Mm. Una volta abbiamo fatto una pubblicità che dove c'era tutto va lavato, tra virgolette, mm-hmm. Noi laviamo tutto. Ah. Perché abbiamo l'automotive, abbiamo il farmaceutico, abbiamo l'alimentare, abbiamo... le gelaterie, che io adoro. Gelaterie, abbiamo appena fatto il Siege a Rimini, mm-hmm. Gelato da tutte le parti, sì. Infatti facciamo macchine per gelaterie, adesso abbiamo un progetto per una linea automatica per lavare degli stampi delle torte gelato. Mm. Però anche lì cosa succede? Come funziona? Il cliente ci manda la torta gelato, che noi ovviamente assaggiamo, e poi quello che avanza dello stampo, certo. Vediamo come lavarlo. Infatti molto spesso facciamo dei belli aperitivi in azienda, perché ultimamente abbiamo consegnato una lava parmigiano, sembra una fesseria, mm-hmm. Ma il parmigiano si lava e il cliente ci ha mandato 4 forme da 35 kg di parmigiano. Festone perché bellissimo. Pulite, ma allo stesso tempo dovete giustamente abbiamo dovuto metterci il vino, però che la parte importante c'era. Allora, grazie, passiamo a Valentino. Filosofia. La nostra filosofia alla fine è anche la nostra missione, perché noi siamo costruttori di macchine, quindi quello che vogliamo e che dobbiamo fare è proprio quello, costruire delle macchine che
sembra un po' banale da dire, ma funzionano e lo fanno in una maniera eccellente. Mm-hmm. Questo perché? Perché le aziende con le quali collaboriamo sono spesso giustamente vincolate da norme igienico-sanitarie molto stringenti. Quindi quello che dobbiamo fare è partire soprattutto da un'analisi di quella che è l'esigenza del cliente e poi arrivare appunto alla customizzazione perfetta del macchinario che risolve quello che è il suo problema specifico. Infatti quello che cerchiamo sempre di far capire poi al cliente è che chi acquista una macchina Velox non sta acquistando un semplice macchinario, mm-hmm. ma una soluzione che poi arriva a ottimizzare quello che è il suo ciclo produttivo e in molti casi anche la qualità del prodotto che si va a offrire, quindi. E i valori etici, focus al cliente, competenza, creatività. Esatto. E per quello che riguarda i progetti futuri? Allora, i nostri progetti futuri in realtà sono già in fase di avviamento, mm-hmm. perché in questo periodo dobbiamo fondare tutto sulla raccolta e l'analisi delle informazioni. Per farlo stiamo digitalizzando tutte le nostre macchine, in questo modo possiamo quindi raccogliere dati su cicli di lavaggio, su prodotti chimici utilizzati, temperature di lavaggio, oppure una digitalizzazione dei nostri processi interni che ci ha permesso di ampliare il network con tutti i partner e rivenditori, mm-hmm. e arrivare quindi a confrontarci con loro quasi quotidianamente, proprio per raccogliere quelle che sono le esperienze e le diverse realtà sparse per il mondo che collaborano con noi. Molto importante la digitalizzazione, soprattutto quando si parla di un prodotto del genere, no? Perché non è così facile assolutamente promuovere o comunque fare un marketing, anche se avete veramente tantissimi clienti. Prima mi accennava alcuni marchi importantissimi. Sì, ne abbiamo tanti. Ne abbiamo tanti, non le volete nominare. Allora, grazie, siamo, guarda, il tempo quasi finito. Mi colpisce il vostro slogan, che è? È un piccolo slogan, è uno stile di vita. Uh-huh. Cioè, visto che è inutile stressarsi, tu fai sempre le cose al tuo meglio. Come ti vengono. Se non vengono di più di quello che puoi, non ti preoccupare. Lo faremo un'altra volta. Io credo che abbiamo concluso la nostra intervista. Con questo speriamo di aver fatto il nostro meglio, no, come dice il nostro CEO, e ringrazio Carlo Antonio Butti, CEO della Velox Marchitta, e ringrazio Valentino Sabatino, marketing grazie director, per questa perla. Grazie amici di Pole Position, grazie per averci seguito anche questa sera. Alla prossima.